chiesa non è un centro di Don Pasquale, un centro di Diorama, questo è un centro di questa cittadina, è un centro nostro, neanche vostro, nostro, anche io che vengo da Bari, devo avvertirlo, perché qui cosa si fa? Si salvano vite umane. Non mi serve di stare ad ascoltare cazzate, io credo poco alle cazzate, sono molto concreto. Io sono un salvato da questi luoghi, un salvato. Raccontavo ai miei colleghi giornalisti che mi hanno intervistato, sono passato da essere un utente dei servizi sociali a oggi uno che rompe le palle ai servizi sociali perché faccio il lavoro che fanno Don Pasquale e Gaetano e molti educatrici e educatori che sono qui presenti. Sono salvato perché è proprio in parrocchia che io ho ritrovato la mia famiglia, è proprio in parrocchia, a scuola, sebbene sia stato difficile riconoscerlo, che io ho trovato la salvezza. Sono molto felice di essere tornato e ringrazio le associazioni, la cooperativa e Gaetano Panucci che è un portento rispetto a questi eventi, che non sono eventi, sono per me incontri fondamentali perché continuano il lavoro che faccio la mattina a scuola, continuano il lavoro che faccio il pomeriggio in cooperativa. Mi piace pensarlo come un incontro tra persone che hanno da dirsi, da scambiarsi per lo più, storie, storie di bambine, bambini e adolescenti. E a me sembra di scrivere, anche in occasione della scrittura di libri, di scrivere sempre lo stesso libro, il libro, che vuole essere il pretesto stasera, una storia sbagliata, edito da Liberaria, è una sorta di prosecuzione di quello che appunto facciamo e che si fa anche qui, la storia di due adolescenti che vivono alla periferia di Bari, tratto da una storia reale che ho intercettato all'interno della cooperativa I Bambini di Truffaut, che è una cooperativa che ho fondato 21 anni fa a Bari e che si occupa, ha in cura le bambine, i bambini e le adolescenti. E all'interno di questa storia, una storia sbagliata, c'è un modo, trovo un modo per riflettere intorno all'errore, all'importanza dell'errore, soprattutto in termini educativi oggi. Ecco lì, appunto, in questa storia dice che nonostante tutto, in questa società spaccata, dicotomica, molto problematica, la speranza risiede nello sguardo degli adolescenti. Cosa, insomma, intende dire? Beh sì, io credo moltissimo al fatto che è falso che noi adulti, in ogni ambito, da quello familiare, quello scolastico, a volte anche a quello parrocchiale, ahimè, mostriamo fiducia nei confronti dei più giovani. Tutte le volte che si azzardano i più giovani, gli adolescenti, ma anche i bambini, di insegnarci qualcosa, ne hanno di cose da insegnarci piccoli, sempre li osteggiamo. Quindi io credo che sia un'emergenza quello di ritornare ad avere fiducia, ad affidarsi anche a loro. È l'unico modo per poterli vedere crescere, ma per far crescere anche noi. In un suo recente articolo che ho letto, ho trovato molto interessante, parla di scuola modello Bignami, insomma, un tono un po' polemico. Cosa intende dire? E vorrei chiederle se anche una ricetta, se ammesso che ci sia, per provare ad arginare e uscire fuori da questa scuola che deresponsabilizza, ecco, diciamo così. Guardi, io provengo da un quartiere, da una cittadina come quella di Cerignola, io sono nato alla periferia di Bari e mi hanno sempre insegnato che tutte le volte che ci sono le povertà è lì che bisogna dare di più e soprattutto le bambine, i bambini e gli adolescenti a cui mancano cose bisogna dare e usare di più. Oggi siamo ridotti a una scuola per la quale ci siamo inventati un linguaggio, la scuola senza zaino, la scuola senza libri, Emiliano si è inventato la scuola senza, per 1 anno e 6 mesi abbiamo il primato nazionale di una scuola dove noi insegnanti non siamo andati a scuola, nonostante tutto abbiamo fatto l'esame di Stato. Io credo che bisogna tornare a una scuola che rafforzi, che dia di più, che osi di più anche rispetto alla proposta educativa e culturale. In conclusione le chiedo, riallacciandomi un po' al discorso degli adolescenti e della speranza, in contesti come quello, aveva sicuramente letto, nel napoletano il ragazzo ucciso semplicemente per aver neanche forse calpestato una scarpa in una calca,
Cioè, che speranza c'è in un contesto dove appunto una vita umana vale una scarpa? Cioè, come qualcosa di allucinante. Guardi, io sono convinto anche di un'altra cosa, che i nostri studenti sono il riflesso del nostro specchio, di noi docenti. I figli sono il riflesso di noi specchio genitori. Se noi agiamo così, è chiaro che di riflesso i nostri figli, se tutto il valore che diamo a un paio di scarpe, se tutto il valore che diamo al sacrificio, studia perché io ti dia delle cose, è chiaro che se educhiamo così i nostri figli, quello che traiamo come conseguenza è esattamente quello che sono i fatti di cronaca ogni giorno, compresa la violenza inaudita di cui i nostri figli sono soggetti, ma molto spesso anche oggetto. La ringrazio per aver sorriso di lì. Il baluardo in cui crescere è rimasta la scuola. Non so se ci avete mai pensato, ma i vostri figli, i nostri figli, trascorrono a scuola più tempo che con voi genitori. Come lo chiamate questo se non miracolo? Ehi, voi adolescenti trascorrete più tempo con noi docenti rispetto a quello che trascorrete con le vostre fidanzate, fidanzati e amanti. Come lo chiamiamo questo nuovo miracolo? Ecco, la scuola è il luogo in cui vi è permesso un lusso, quello di sbagliare. So che questa può risultare, questo può risultare un paradosso, e ne faccio diritti con molti colleghi, anche da giornalista, perché mi occupo di questo per le pagine del Corriere, per lo più racconto storie che stanno tra il sociale e nel mondo della scuola. Faccio fatica con i miei colleghi molto spesso per capire che si va a scuola per sbagliare, che noi alla scuola di Valditara non ci crediamo, che noi alle scuole delle Germini, di Renzi, non ci crediamo, perché per noi sono una grande cazzata le scuole del merito, le scuole dell'eccellenza. Noi vogliamo che il merito e l'eccellenza appartenga a tutti, agli studenti di Cerignola come agli studenti della Foggia per bene. La scuola è il baluardo in cui tutti hanno diritto a salvarsi. Lo dice una carta che è come la Bibbia per la Chiesa Cattolica, si chiama Carta Costituzionale. E l'articolo 3 dice che a prescindere dal fatto che tu sia la nipote di Don Pasquale, ossia il figlio, figlia dello spazzino di turno o figlia di un tossicodipendente, tu devi diventare eccellente come alla nipote di Don Pasquale, anche se sei figlia di un detenuto. Forse non la raggiungeremo mai la perfezione, però l'idea di questi umani che nonostante tutto ci sforziamo di cambiare le nostre esistenze, questo a me fa capolare la pelle. Cioè, chi l'avrebbe mai detto che io a 49 anni dovevo conoscere Gaetano, io che ero un minore a rischio, dovevo stare a parlare degli adulti, a un dono, a dei genitori, di che cosa significa l'educazione, ma anche agli studenti. Ogni volta spesso lo dico ai miei studenti, io ho terzo, quarto e quinto anno, insieme in un liceo scientifico, e spesso gli dico, ma vi rendete conto, spesso mi interpello e dico, ma vi rendete conto che io ero, no, magari uno di loro, un giudizio intellettuale più di me, lo dicevo adesso al collega, che noi dobbiamo imparare di guidare dalle nostre, ma non a chiacchiere, non a chiacchiere. Non che quando loro si azzardano a dirci com'è l'esistenza che mettiamo a tacere. Però questo è un altro discorso. Ma un patto che faccio con i ragazzi di terza, quando il preside me li affida, primo giorno di scuola, credetemi, sono un personaggio pubblico, per cui potete provare queste cose, chiedere anche ai miei studenti se è vero o non. Primo giorno di terza, un patto che faccio ormai da anni con i ragazzi di terza, e dire, io sono il vostro docente di lettere, vi darò i compiti, perché è questo il mio mestiere, ma voi avete un compito, andate ai vostri genitori e dire quattro paroline magiche. Ormai possiamo utilizzare solo questo linguaggio con i genitori, cioè parlare il linguaggio di tutti. No, non vedi il coglione. Vi giuro che funziona. Non basta, funziona.
funzione di dai genitori qui, lascia fare a me, l'educatrice. Tu fai il tuo mestiere di mamma, che non facciamo un mestiere diverso. Io non faccio un mestiere diverso da voi mamme, da voi padri. Facciamo lo stesso mestiere. Mamma, quei pochi anni che sono stato a casa, quando stavo in eccesso mi diceva chiudi il rubinetto perché l'accendenza la pago io. Ok. Io faccio lo stesso mestiere al terzo anno, poi lo spiego. Per esempio la nascita della poesia. Francesco d'Assisi che chiama l'acqua sopra, sorella. Facciamo lo stesso mestiere, cioè io attraverso la poesia aiuto i miei studenti a dire che l'acqua non ti appartiene, un bene di tutti, devi risparmiare anche perché si paga, ma soprattutto perché è un bene di tutti. Non facciamo un mestiere diverso. Mamme, papà, professor Visiti, se io non ergo, non vado, non sbaglio. E se non sbaglio, cazzo, non posso andare. Ditelo ai vostri docenti, ditelo ai vostri genitori, che è importante sbagliare per andare e che per andare è indispensabile l'errore. Quel Cristo arriva alla risurrezione perché è oltraggiato il Venerdì Santo, è il cammino degli umani così. Ecco perché siamo tutti figli del Fabrizio di Andrea, figli della merda. Però di Andrea dice che così che dalla merda nascono i fiori, in qualche modo si ha fiori. E questo non ha mai.